Ben approdati nuovamente sul mio canale. Questo è il video più atteso dell'anno, quantomeno per me, perché mi diverto sempre tantissimo a farlo, anche se ogni volta per prendere le decisioni giuste, per scegliere, è una tragedia. Ci ho impiegato almeno 2 giorni a preparare tutto l'elenco, o quantomeno tutta la sbarra di prodotti che ho qui davanti, e parliamo dei top makeup dell'infame 2020. Yes! E gente, sarà un video lungo, molto lungo. Preparatevi viveri, quello che volete, pure una bottiglia di vino se vi va. Io mi sono fatta una bella tisana. Buonissima, ma senza alcun altro indugio, perché la roba è tanta, ragazzi miei. Io cerco di essere più veloce possibile. Andiamo a incominciare. Partiamo da ciò che io faccio come prima cosa. Ah, innanzitutto volevo premettervi che sto cercando di mettere insieme low cost e high end, perché davvero devo dire, il mio canale ha virato enormemente verso il low cost quest'anno. Perché innanzitutto ho visto che è un tipo di argomento che vi interessa molto di più. E poi perché anche io sto avendo delle discrete soddisfazioni nel low cost, cosa che non sto riscontrando in egual modo nell'high end. Quindi vedrete. Per cui ho messo tutto insieme, perché dei prodotti high end non ho da poter mettere prodotti in tutte le categorie. Allora, come top per le sopracciglia vi segnalo il mascara trasparente di Anastasia Beverly Hills, che io ho provato nella sua versione travel e mi è piaciuto davvero tanto. Non è un tipo di prodotto che utilizzo spesso, anche perché dei peli da diresso e da fisso ce ne ho veramente pochi. Delle volte, quando ho qualche pelo in fuorigioco, lo passo dopo averle disegnate. E per disegnare le mie sopracciglia, quest'anno ha vinto Astra. Me lo sono portato in giro ovunque, l'ho usato tantissimo da quando l'ho acquistato, e l'ho aperto a maggio e l'ho praticamente quasi finito, si è fatta la fossa dentro. Dovrò ricomprarlo assolutamente. La mia colorazione è la numero 03. Io trovo che scorre benissimo, mi consente di fare anche l'effetto pelo per pelo, perché non è troppo corposo, troppo tosto come texture il prodotto. E dura veramente un sacco, gente. Io quando faccio le sopracciglia con questo, davvero mi durano intatte, perfettamente intatte, finché non vado a struccarle. E non sempre avviene dopo poche ore. Andiamo ai primer. Ultimamente mi sono accorta, cioè in quest'anno mi sono accorta, che ho utilizzato pochissimo i primer. E l'unico primer che ho utilizzato veramente tanto quest'anno è questo qua di Becca, che è Shimmering Skin Perfector, e è un primer che lascia un finish leggermente luminoso, un po' sullo champagne. Mi piace tantissimo e l'ho usato soprattutto in estate, ma mi piace anche in inverno. Mentre invece sto preferendo l'utilizzo di una crema leggera con una texture semi gel, come questa Aqua Source di Bioderm. Questo è il terzo tubettino che io vado a consumare. La texture è questa, è leggerissima, super super idratante, si assorbe in un attimo e sotto il fondotinta la trovo ottimale. E spesso do una vaporizzata di questo spray di Mario Badescu con aloe, erbe e acqua di rose, molto molto idratante, rinfrescante. Lo utilizzo prima, durante e dopo il make-up, e anche durante la giornata per darmi una botta di vita. Primer occhi. E do una proposta sia low cost che high cost. Allora, You Better Work, che mi sta piacendo tantissimo. Questo più o meno a metà dell'anno l'ho cominciato ad utilizzare e l'ho utilizzato veramente tanto, alternandolo al mio primer preferito in assoluto, Forever and Ever, che è questa,
la base di Anastasia Beverly Hills, con la quale posso andare tranquillamente anche a tagliare la crease, perché è bella, coprente, molto molto chiara, crea un bel canvas, posso dirvelo, sulla palpebra, anche per andare a realizzare i trucchi un po' più artistici, un po' più pazzi e più elaborati. Poi per i glitter, Top Forever and Ever, questa di NYX, la Glitter Glue. E che vi posso dire? Durata del trucco assurda, anche questa veramente fa durare gli ombretti molto molto a lungo, e la consistenza è simile a quella del primer di Fenty Beauty, quindi non va ad avere un effetto coprente, ma comunque va leggermente ad attenuare le discromie. Io ve li piazzo qui perché altrimenti non saprei dove metterli. Questi sono degli ombretti che io ho utilizzato in alternativa come base, soprattutto per trucchi on the go, quindi quando mi preparo la mia pochettina on the go, perché magari devo truccarmi sui mezzi o resto a dormire da qualcuno e quindi il giorno dopo mi devo dare una sistemata, giusto per non spaventare la gente e non creare infarti in giro per il mondo. E questi sono delle ottime ottime basi, i matitoni di Kiko, che si chiamano nello specifico Long Lasting Stick Eyeshadow, e sono ottimi. Io questi li metto su tutta la palpebra, li sfumo leggermente portandone poco poco anche nella piega, e già mi vado a dare un po' la forma al trucco. E poi vado o a intensificare leggermente l'angolo esterno oppure a mettere un colore luminoso al centro della palpebra e mi trovo già un make up. Idem con patate per questo ombretto liquido di Wygon, che è di una vecchia collezione di un anno fa, però ancora lo trovate anche tra i prodotti in offerta sia negli store che sul sito. Questo è Matte Film Eyeshadow. È un colore naturalissimo che va a dare però una bella, va a dare una ravvivata all'incarnato applicato sulle palpebre, si sfuma facilmente, si fissa, rimane lì, si muove, ed è ottimo anche per un trucco naturalissimo. Quindi questo su tutta la palpebra, poi una bella passata di mascara e vai col tango. Gente, non usciremo mai vivi. A this point passiamo alla base vera e propria. Vi ho parlato prima dei primer viso. E ora vi vado a parlare per quanto riguarda i correttori. Allora, correttori ve ne propongo 2,5. Nel senso che, allora vi dico subito il mezzo. Il mezzo è questo, il Transformist di Astra, che è un fondotinta e correttore insieme. Posso dire che tra tutti i fondotinta che si fregiavano di questo claim, questo è l'unico che, a parer mio, personalissima opinione, potete anche non essere d'accordo, questo è l'unico che rispetta il claim che propone, perché anche come correttore è assolutamente ottimo. Io mi ci sono trovata benissimo. Durante l'estate ho utilizzato soltanto lui come correttore nei punti per me problematici, che nel mio caso sono le occhiaie e qualche ombra che posso avere sul viso, e mi sono trovata benissimo. L'ho utilizzato come fondotinta anche durante tutto l'anno, è pazzesco, veramente veramente pazzesco, nonostante io abbia una pelle secca, e questo è un fondotinta davvero molto molto coprente, io non ho trovato che mi abbia segnato il viso, o quantomeno diciamo che, vista anche l'età che ho, si è comportato davvero benissimo, perché non mi ha accentuato le rughe di espressione, che già, quelle che sono già naturalmente per forza visibili. Quindi ottimo, ottimo prodotto, dura anche davvero tantissimo e ve lo consiglio. L'unica pecca che posso trovare è uno, la quantità di shade, che sono solamente 6, e sono, diciamo, delle shade che non abbracciano tutti i sottotoni. A parer mio non c'è una di queste shade che posso considerare proprio perfetta per un sottotono olivastro, ad esempio, e rischiano di finire nel grigiastro, ma possono essere comunque ben bilanciate con un altro correttore o con una cipria illuminante o con una bella terra che ravvivi, e la situazione insomma si risolve benissimo. Però sono tutte troppo neutro rosato,
come sottotoni, quindi Astra amplia la gamma per quanto riguarda questo fondotinta, perché è un prodotto ottimo, gli manca solo questo. Altro correttore super super top, ovviamente l'Astra Long Stay Concealer di Astra, l'ho già detto Astra, l'ho ripetuto due volte. Comunque, questo è un correttore veramente ottimo, best seller forever and ever da, credo, almeno un paio d'anni, assolutamente imbattuto, e continua ad essere un fantastico, ottimo correttore. Anche di questo non sarebbe male ampliare le shade, visto che ci hai tirato fuori un fondotinta spettacolare con una gamma di shade, sono circa una ventina, così ben bilanciate. Perché non fare lo stesso anche con questi due top di gamma? Tra l'altro, se vi può interessare, la tonalità che utilizzo io per quanto riguarda il Transformist è la 02 e la 03, a seconda di com'è la mia tonalità, e la 04 per quanto riguarda il correttore. Poi, altro top forever and ever che io non abbandonerò mai è il Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Questo è un correttore con un'ottima, ottima copertura, che non va a segnare il contorno occhi, quantomeno per me, assolutamente non l'ho riscontrato. Ha una buonissima elasticità e ha delle tonalità bellissime. La mia è la Vanilla, questa qui, e contiene anche delle sostanze che lo vanno a rendere più elastico e che hanno un potere elasticizzante per quanto riguarda la pelle, quindi vanno anche ad avere un'azione leggermente curativa, e ha una durata ottima, può essere utilizzato anche su tutto il viso, perché anche questo per esempio è correttore, può essere usato per il contour, può essere usato anche come fondo. È un prodotto che non deve assolutamente mancare, secondo me, questo penso non smetterò mai di fondotinta. Uno me ne ho già parlato, il Transformist di Astra. Non ho fondotinta high end perché non ne ho provati quest'anno, non ne ho sentito il bisogno, mi sono concentrata più su fondotinta low cost. Ne ho altri che sto ancora finendo di testare, magari ve ne parlerò nell'anno a venire, ma questo, gente, è stato amore a prima applicazione. Questo è, penso, un regalo che mi ha voluto fare Astra quest'anno in Fausto per farmi fare un sorriso, perché è il fondotinta assolutamente perfetto per me. È elastico, idratante, dà un bellissimo finish luminoso, rimpolpato, va leggermente a smussare la grana della pelle, le micro rughette, cioè ve lo mettete e ci avete questo effetto. Wow, questo è l'effetto che dà questo fondotinta. Dura veramente tanto, si stende facilmente, ha una gamma colori, come ho detto prima, che è fantastica. Sono 20 tonalità perfettamente bilanciate che vanno a coprire diversi range, diverse tonalità di pelle, e questa è quella perfetta per me, la 05W. Non so se si sta a vedere, fidatevi sulla parola, se ci riesco vi scrivo tutti i prodotti nell'info box, ma sono talmente tanti che non lo so, gente, vedremo. E comunque questo per me è il fondotinta top 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 di questo 2020, è l'uscita più bella per quanto riguarda la base di questo 2020, perché Astra ha dimostrato che un brand low cost, che non è supportato, non ha le spalle così enormemente coperte come altri brand veramente iconici e grandissimi, può essere in grado di creare un prodotto inclusivo come può essere questo. Purtroppo è un fondo che non è adatto alle pelli grasse, o comunque io lo ritengo più adatto a una pelle secca, misto secca, volendo anche misto grassa, però bisogna assolutamente andare ad intervenire bene con un primer e fissando ben bene dopo con la cipria. Potete fare una prova, perché alcune pelli misto grasse comunque si sono trovate bene con questo fondo, ma non lo trovo adatto ad una pelle grassa, perché rimane proprio molto molto umido sul viso, e perfino io che la pelle secca, misto secca, va necessariamente fissato. Però vale la pena, raga, ottimo, adoro, sto usando solo quello. Passiamo alle ciprie, e per quanto riguarda le ciprie ho una new entry, la polvere di riso di Astra, che io avevo già testato
a partire da quest'estate, perché ci ho lavorato in negozio e mi sono trovata veramente benissimo. Mi sono accorta che è ottima anche usata in piccolissime quantità con un bel pennello da setting per fissare il correttore nel contorno occhi, anche molto maturi, anche ultra cinquantenni. Mi sono trovata veramente benissimo. È un'ottima ciglia, sottilissima, impalpabile, non va a cambiare il colore del prodotto che avete applicato come base. La potete dosare benissimo, ne uso proprio poca poca e fa egregiamente il suo lavoro. E costa solo 4,90€. Poi un'altra intramontabile, la Essence Brighten Up, che vi dico che fa, io questa la adoro. È una cipria che ha anche un effetto levigante, ha una grana veramente sottile, impalpabile e burrosa, si sfuma benissimo e dà un bel effetto sano e luminoso al viso. Io la considero un po' il dupe della sua sorellina più costosa, che è la Close Up di Nabla, che rimane per me filtro Photoshop compatto in un packaging meraviglioso. La mia colorazione è la Light. Borderline è questo Vivid Baked Bronze di Revolution, un prodotto che ho amato follemente sia per lo sculpt, nel momento in cui l'ho utilizzato quando ancora non ero abbronzata, sia come cipria quando mi sono abbronzata e sono diventata esattamente di questo colore. Ed è un qualcosa di vellutato, setoso, bellissimo. La luminosità non è assolutamente eccessiva, come potete vedere, va a dare anche un bellissimo aspetto vellutato e levigato al viso ed ha un colore stupendo. Non profuma, mi ricordavo di sì. Comunque, ottimo se siete di questo colore come cipria luminosa cotta, altrimenti come sculpt. Andiamo avanti con i bronzer e vi vado a parlare di questo, il mio intramontabile duo Lyric più Shadow Play, Shade più Light Contour nella tonalità medium. Cioè, sto a fa tipo erbuco gente. Amo, amo follemente, me lo so portato pure in vacanza, è bellissimo, si sfuma benissimo, dura un casino, è modulabile, si sposa bene con la tonalità del vostro incarnato, anche perché è modulabile e dà proprio un bello sculpt naturale, ma presente. E questa invece può essere utilizzata tranquillamente anche come, oltre che un illuminante opaco, anche come una sorta di cipria luminosa. Stessa cosa, solo che molto più low cost, è questo, che è un prodotto che amo follemente. Io ve l'ho fatto vedere soltanto nell'ultimo video in cui mi sono truccata con Wet n Wild dopo tantissimi anni, ma in realtà è parecchio che la sto utilizzando, ed è il Mega Glow Contouring Palette, e la colorazione è Dulce Delice, l'avete vista in tantissimi miei video. Qua c'è una conca non indifferente, non so se riuscite a notarla, ma l'ho proprio scavata tantissimo, soprattutto la parte questa della terra, che è setosissima, impalpabile, bellissima. C'è questo color caramello, però neutro, non eccessivamente rossiccio né aranciato. E poi questa parte qua può essere utilizzata tranquillamente come cipria banana, ed è la stessa texture, proprio setosissima, burrosa, fantastica e molto molto luminosa. Poi ultimo duo di questo genere che vi voglio andare a segnalare, e tutti low cost a parte quello di Kat Von D, è questo di Kiko, che vi ho già segnalato un sacco di altre volte. Questa parte qua rispetto a quello di Wet n Wild è un pochino più verso il neutro freddo. Però ugualmente molto molto bella per andare a fare l'ombreggiatura, è leggermente più secca, ma questo non la va assolutamente a inficiare la performance. Questa è un pochino più luminosa, non è proprio totalmente totalmente opaca, ed è bellissima per andare a creare dei punti luce che non siano shimmer, diciamo.
Ultimo prodotto che mi ha stupito tantissimo per il viso è questo, della linea Pure Beauty di Astra Mosaic Face Powder. Questo è proprio un all-in-one. Io con questo vado tranquillamente a creare un'ombreggiatura che contemporaneamente mi dà la luce, mi dà l'effetto riscaldante di un bronzer, mi va ad arrossare in maniera sana le guance, a scolpire lo zigomo e a darmi anche la luce di un illuminante. È fantastico, lo trovo un ottimo prodotto on the go per tutti i giorni. Quando non volete stare tanto a truccarvi, mettete questo, mascara e via. Ottimo, io mi sto impegnando, gente, spero di farcela. Allora, di blush, per quanto riguarda quelli singoli, ve ne vado a segnalare 3. E devo dire che ho avuto una rivelazione con questo blushino di NARS, che io ho nella versione travel size, ma è stupendo. Questo malva, leggermente satinato, ma quanto è bello e quanto è bello sul viso. Senza stare a sindacare troppo sulle polveri di NARS, che sono, secondo me, ottime, sedose, burrose, morbide, con questa satinatura elegantissima, si sfumano in un 2-3 che è proprio un piacere, una bellezza, si fondono con il resto del viso e questa colorazione di blush è top. Stefania, segnatelo se non ce l'hai, perché è uno di quei malva che piacciono a te, ed è Dolce Vita. Altri due blush che vi segnalo, questo di Astra l'ho usato 365 giorni quasi, tantissimo, mi piace troppo. Quando voglio avere un aspetto fresco, sano e più giovane, vado a prendere sempre questa tonalità qua, che sarebbe la numero 05. Già vi ho detto quanto sono buoni questi blush e ve li consiglio, prima o poi li prenderò todos. Poi vi vado a consigliare anche questi blush di Kiko, che sono della linea Smart. Questo è il numero 07, che è uno di quei corallo fluo che mi mandano fuori di testa. Ma guardate quanto è bello, sono veramente tanto pigmentati, quindi ne va preso poco alla volta, ma si sfumano benissimo, sono stratificabili e danno un bellissimo effetto sano e costano pochissimo. Ora, passiamo alle palette viso, mio Dio, una maratona. Ma io voglio restare sotto i 50 minuti, regà, almeno ci provo. Palette viso. Questa che ho ricominciato a riutilizzare verso aprile-maggio, perché l'ho vista in un video della Betty e me l'ha fatta ritornare alla mente, ed è una palette, gente, ma... cioè, perché non la usavo più? È stupenda e quest'estate l'ho veramente usata tantissimo, mamma mia. A parte il profumo paradisiaco, che non so se è più vaniglia o caramello mubo, però posso segnalarvi all'interno di questa palette come cosa veramente top questo blush, che ha un colore semplicemente stupendo. Questo bronzer, che può essere utilizzato tranquillamente anche come blush, madonna mia, velluto burro, come blush satinato, ed è bellissimo e l'ho messo oggi, io l'ho spolverato qua sul viso. E poi una delle cose più belle, questo illuminante, è qualcosa di meraviglioso. Ora vi faccio vedere un attimo al volo, ma sto a fare veramente un casino. Ed eccoli qui, non so se potete notare, apprezzare, guardare la meraviglia. Questa è una palette viso che vi consiglio assolutamente tantissimo. Crystal Power, che ancora si trova addirittura nei corner di Essence, era un'edizione natalizia dello scorso anno, ma per fortuna non ce l'hanno ancora tolta. E vi segnalo di questa palette, a parte questo che dovrebbe essere il dupe dell'illuminante di Fenty, come vedete effetto bagnatissimo, pieno di micro glitter, con una base proprio totalmente desatura, ma questo dorato qui è qualcosa di incredibile come illuminante. Guardate che roba! Questo è il blush della vita. Non so se state vedendo come ho ridotto la cialda,
Ma questo blush, cioè, ma che bello è! Ma che bello è questo marsala con un pochissimo di marroncino satinato con tutti questi bagliori sul platino. Meraviglia! Da non farsi scappare tra i low cost. Andiamo sul classico, queste me le vedete sempre, 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 perché quando arriva l'estate tiro fuori loro. Non appena mi abbronzo, queste sono le palette che utilizzo di più. Sono bellissime, sono della zia Huda. Questa è la tonalità più scura ed è la Bronze End Edition. Senza che mi perdo troppo in chiacchiere, qui c'è un illuminante in crema bellissimo che potete utilizzare come base in diversi punti, e questi che sono semplicemente stupendi. Qualità Huda, non aggiungo altro. Mentre invece questa è la Golden Sand Edition, leggermente più chiara e più luminosa. Bronzer, vabbè, stupendo. Madonna, ma c'hanno una riflettenza poi. Ma questo blush, ma quanto è bello. E anche qui c'è un illuminante in crema da poter utilizzare come base, e questo illuminante, gente, che è top, top favola. È molto simile a quello di Essence. Forse ho trovato un dupe. Ultima palette viso che vi segnalo è questa, la Cheek Leader Bronze Quad. Ma io ve la segnalo fondamentalmente per questo, che è Cookie, che è un illuminante che io penso che hanno fatto davvero un, non lo so, un qualcosa di meraviglioso. Uno champagne rosato che ha una luce proprio che t'azzera le diottrie, e l'hanno fatto anche in cialda singola. Però, gente, cioè, c'ho questo, quindi che cacchio vado a comprare la cialda singola? Già gli sto a far buco, però, guardate qua che buco che gli ho fatto. E questo davvero tutto l'inverno e primavera l'ho usato fino alla morte. Dai che ce la famo, passiamo alle palette occhi. La prima che vi faccio vedere è una palette che ancora non avete visto in azione sul canale, ma io da quando l'ho acquistata al Black Friday l'ho usata tantissimo, e lo vedrete da come stanno ridotte le cialde. Ed è lei, la Stoned Vibes di Urban Decay, che mi ha lasciata totalmente sconcertata. Queste sono delle texture che davvero io non ho mai mai visto. Guardate il look che ho realizzato oggi, è stato fatto con questi colori. Come vedete è proprio come se ci fosse polvere di diamanti, e in effetti la cialda è infusa di polvere di quarzo e di varie altre pietre, e sì, le dà un aspetto pazzesco perché crea delle multi riflettenze. Ogni colore non ha soltanto una tonalità, ma ne ha mille al suo interno. La riflettenza è pazzesca, un effetto proprio di metallo bagnato lucidissimo. Io non ho idea proprio di come farvi cogliere lo spettacolo di questi ombretti, che hanno proprio una texture che io non ho mai visto. E questa vi consiglio assolutissimamente di prenderla. Cioè, questo è un colore che sarebbe un oro, ma dentro c'ha del lilla, c'ha del verde, c'ha dell'arancio. È pazzesco. Che altro vi posso... Questo poi è uno di quelli che amo di più, Opal Aura. Guardate che roba. E poi sono tutti sovrapponibili, e ora ve lo faccio vedere, vedete? Sovrapponibili, miscelabili fra di loro. In questo modo potete andare a creare degli altri colori, capite? Io qua ne ho usati tre, li ho sfumati fra di loro e ho creato questo color sirena. Tanto divertimento e tanta gioia. Cercherò di crearvi un video con diversi look fatti con questa palette, perché ve la voglio proprio far vedere per bene. Poi, altra palette amatissima in questo anno è la Am Resi. Io l'ho comprata verso aprile, mi sono fatta sto regalo, e niente, l'ho usata tantissimo.
proprio per il fatto che è un po' una fusione di tutte le più belle palette di Anastasia Beverly Hills. Io in questo anno sono andata a prendere più questa che le altre singole palette che usavo di solito, ed infatti mi sono portata questa anche in vacanza e praticamente ovunque. È meravigliosa, con queste bellissime texture glitter e questo colore, gente, quando finirà questo colore io non lo so, morirò probabilmente, perché Barb è il mio colore prediletto. Quanto è bello. Se non avete tutte le palette di Anastasia Beverly Hills come me, io questa ve la consiglio tantissimo. È tra l'altro una palette piuttosto completa, perché comunque ci sono dei bellissimi scuri per intensificare, diverse tipologie di transizioni, un colore luminoso per l'angolo interno e volendo anche per l'arcata sopraccigliare, diversi colori particolari, più glitter, shimmer, belli cafoni per fare anche dei look molto strong, ma anche look da tutti i giorni. Quindi io la trovo una palette assolutamente completa. E poi è rosa glitterata. Cosa volete di più? Ora, senza soffermarci troppo, andiamo avanti con Zan Zan, la Make Magic di Carmi, che è uscita credo un paio di anni fa, ma io comunque continuo ad utilizzare con enorme piacere. È una palette che mi accorgo di andare a prendere molto molto spesso. Questi ormai l'ho quasi svuotati, ma anche il resto del range di colorazioni è pazzesco per fare dei look, da quelli proprio più easy a quelli più Cirque du Soleil. Fantastica, vale la pena anche solo per queste 6 cialde qua sopra. Sono quasi tutti top coat, tranne mi sembra il fucsia e questo oro qua, che è di un pieno, ma di un pieno, gente, che voi non potete immaginare. Guardate qua che roba. Capolavoro, Carmi. Capolavoro. Un'altra palette che mi sono trovata ad utilizzare tantissimo, molto più dell'Eden Escape, infatti ho deciso di inserire lei, è la Golden Era di Astra, che secondo me è una palette neutra da tutti i giorni, completa, perfetta, nude. Forse le ho tirate un po' a caso come i numeri della tombola, i vocaboli di questa descrizione, ma comunque diciamo che è una palette che io considero perfettamente completa, perché c'è un panna, c'è un nero, ci sono transizioni di diversi tipi, c'è uno scuro che non deve essere necessariamente un nero, ci sono shimmer un po' per tutti i gusti, ci sono delle texture anche particolari come questo, che è un colore olografico, Aurora mi sembra, Aura, bellissimo. Uno di quegli olografici che a me mi fanno andare fuori de cabeza, un po' sul platino, sul verdino, sul celestino, stupendo. C'è questo grigio antracite anche multisfaccettato, meraviglioso. Ci sono degli champagne bellissimi. Questo rame spettacolare, io mi ci sono truccata davvero tantissimo per tutto l'autunno, oltre che l'ho utilizzata in negozio per lavoro e con risultati assolutamente strepitosi. Gente, ombretti sfumabilissimi, i matte sono veramente buoni, gli shimmer danno soddisfazione, ottima, ottima, ottima palette, e spero che Astra non la tolga mai. Ci siamo quasi! Allora, due palette super super colorate di Revolution. Questa fa parte delle Forever Flawless, la Birds of Paradise. Non ricordo se ve l'ho fatta vedere già in dei video, ma mi sembra di sì. Comunque ha questo bellissimo range di colori, proprio arcobaleno carioca, veramente zazuera, stupendo, anzi un po' più Brasil, ma fantastico. Ci sono dei bellissimi shimmer, ci sono questi ombretti che sono in pratica crema, una sorta di top coat, questo super unicornesco, questo oro assolutamente incredibile, io li sto tipo scavando, cioè vogliamo parlare di questo oro?
bellissimo, anche cangiante. E i matte sono molto belli, ben sfumabili. Il giallo bisogna lavorarci un po' per ottenere questa pigmentazione, ma non è male, stratificato un paio di volte, ma il giallo è un colore veramente molto 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 difficile, quindi glielo perdoniamo tantissimo. E poi ci stanno due glitter, che è giusto, non ce li facciamo mai mancare, insomma. Bellissima palette, un costo esiguo, io ve la consiglio tantissimo. Questa l'ho fatta prendere pure a Mattia e vedo che, insomma, consuma sua soddisfazione. Te si ama. Questa è bellissima. Patricia Bright Revolution, palette inseguita tantissimo perché sempre sempre sold out. Purtroppo mi è arrivata con una cerda scacchiata, sono rimasta malissimo, ma va bene. Questa è un'altra. Poi, immancabili, sempre, sempre, io ve le metto perché queste veramente le ho usate tantissimo e quando devo farmi la mia pochettina, appunto, on the go, se non metto quello, metto una di queste due. Quella che ho usato di più in assoluto è stata la Smoky, che è la mia preferita tra tutte quelle che sono uscite di Huda, ma ho sfruttato veramente tanto anche la Mauve, bellissima. E le porto in abbinanza, come direbbe Mia Cellini, proprio con i matitoni di Kiko che mi fanno da base. E poi vado a lavorarci con gli ombretti di quelle palette. Altra cosa che è andata ad alternarsi a quelle lì abituali è questa. Questa è bellissima ed è una di quelle palettine di Pat McGrath. Gente, adesso è a 22 euro sul sito di Sephora. Io vi consiglio di metterla nel carrello perché vale troppo troppo la pena. C'è questo colore che è qualcosa di pazzesco, gente, fa una luce, non so più dove svuoccia, eccolo, cioè scusatemi. E poi questo, che è un colore che è rame, è borgogna, non si sa, è tutto. Cioè, è praticamente tutto, guardatelo. Oddio mio. 22 euro, ma che state aspettando? Ora, passiamo al resto dei prodotti per gli occhi. Ciglia Top Forever dell'anno, quelle della Eylure. Le ho scoperte e non le mollerò mai più perché sono le migliori in assoluto. In quanto ad applicazione, un, due, tre si mettono.
sono leggerissime, non le senti proprio, danno un bellissimo effetto, hanno una quantità di modelli enorme e queste di Carmi sono anche loro bellissime e non hanno un costo esagerato perché le trovate tra gli 8 e i 12 euro, che per delle ciglia come queste di qualità così alta, che io veramente li utilizzo un sacco di volte, non è tanto e non hanno assolutamente effetto plastificoso, anzi. Rivelazione dell'anno, la colla di Catrice, che io considero il dupe esatto della ormai eliminata, passata nel dimenticatoio, colla di Essence, che era secondo me il top in assoluto come colla per le ciglia finte. Però se vi manca quella colla lì, questa è perfettamente identica, solo che è brandizzata Catrice e costa 50 centesimi in più. Tutto qua. Eyeliner. Allora, stranamente mi sono trovata benissimo con questo eyeliner, che è Liquid Ink di Essence, ed è un eyeliner con il pennellino, cosa che io di solito non sopporto, ma questo devo dire, nonostante a vederlo così sembri non facile da manovrare, in realtà 1, 2, 3 e fate la linea d'eyeliner. È di un nero che più nero non si può, veramente più nero dell'inferno, più nero di un wormhole. È l'eyeliner più nero che abbia mai applicato e dura veramente tanto. Pazzesco, gente, pazzesco, 2,89 euro, pazzesco. Poi, altro eyeliner che mi è piaciuto tantissimo, il Subliminal 16 ore Pro Liner di Astra, pazzeschissimo, preciso, lo scovolino è in feltro, scrive bene anche sui glitter e dura veramente bene, è un eyeliner ottimo, 4,90 euro, non me lo sarei mai aspettato, ma quello che mi ha stupito di più è questo qua di CGLAM, che costa veramente una cacchiata, non so se costa tipo 2 euro o 3 euro, bellissimo, vedo sul sito bene qual è il nome, però vedetelo, è quello con questo pack, credo che ci sia anche in marrone, ha una punta che è fantastica, è sì piccolina ma consente bene anche di fare il riempimento, è come vedete qua nerissimo, mi è saltato il tappo perché non ho messo bene, aiuto, è nerissimo e scorre così bene su qualunque cosa, facilissimo da manovrare, ottimo 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 eyeliner e ne farò scorta. Mascari, allora io penso che, forse lo direte voi prima di me, iTech Extension Mascara di Astra, top, top, top forever. Questo mascara fa tutto. Io con questo le pettino benissimo perché non le appiccica. Vado a districarli quando ho utilizzato un mascara un pochino più corposo. E me le va ad incurvare, ad allungare, dà anche un discreto volume alla base, è ottimo. Qui sotto è per me la rivelazione della vita, questo è un mascara che non deve mai mancare nella mia pochette e devo ricomprarlo perché lo sto a finire. E in abbinanza con questo, che io ho comprato solo quest'anno, mi sembra, o l'anno scorso, non mi ricordo, comunque la Princess, gente, False Effect, questo verde è pazzesco, questo è lo scovolino da volume, da lunghezza, da curvatura alle ciglia, fa un effetto davvero favoloso. Se io devo andare a parlare di un mascara low cost che dia un effetto più vicino possibile a quello delle ciglia finte, è questo, in accoppiata con quello di Astra, poi che vuol dire che fa. Dopo, un altro mascara che ve l'ho già detto tante volte, Go Be or Go Home, questo purtroppo è terminato, però prima di buttarlo volevo farvi questo video, infatti guardate Purello, pare uno scopino del gabinetto, come si è ridotto quello del mascara, però è un mascara di quelli ottimi, fa tutto, allunga, districa, moltiplica, dà volume, ve far caffè e volendo pure i pancake se gli comprate lo sciroppo d'acero, quindi top 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 forever and ever. Però se lo aprite concentratevi ad usare solo questo, perché essendo totalmente proprio vegan tende a seccarsi più rapidamente, quindi entro 3-4 mesi già vi può dare delle difficoltà nell'applicazione, però ne vale altamente la pena, magari prendete la travel size così voi gestite meglio.
Ultimo rivelazione di quest'anno come mascara, e devo comprare assolutamente la taglia grande perché la travel sta per finire, è questo di Anastasia Beverly Hills, che ha uno degli scovolini che io amo di più al mondo, che è quello che mi dà più volume e curvatura in assoluto alle ciglia, e mi piace da impazzire questo mascara, me lo porto sempre dietro con me, mi dà veramente un bellissimo effetto. Non so se riuscite a vederlo perché porto questo smokey veramente molto molto pesante, comunque dà un effetto bellissimo, abbinato a quello lì di Astra, il Lightech, top. Ci siamo quasi. Prima di passare alle labbra mi ero dimenticato un paio di prodotti toppissimi, tra cui un illuminante di quelli singoli che non vi ho fatto vedere. Questo lo sto usando alla muerte ed è Sea Pop di Becca, che io ho nella versione Travel. E niente gente, ci ho fatto già erbuco, io lo trovo un illuminante passepartout, va bene con qualsiasi tipo di look voi abbiate fatto, perché è uno champagne che non è né troppo caldo né troppo freddo e si sposa molto bene anche a parer mio con dei look più freddi. È elegantissimo, abbacinante, amo. Ultimo prodotto, e questo sì, ve lo metto qua perché è un po' un mix, ed è questo che non trovavo più, finalmente l'ho ritrovato, della linea Tuscan Sunshine 3 in 1 All Over Stick. Stupendo, un prodotto fantastico, la colorazione che io ho è la 03 e questo può essere utilizzato veramente, guardate quanto è bello innanzitutto questo marsala, può essere utilizzato sugli occhi, sulle guance e sulle labbra per un look sfumato naturalissimo, dall'effetto proprio sano soffiga di natura appena sveglia, e dura tantissimo perché poi si va a fissare, è pazzeschissimo gente, guardate quanto è bello una volta sfumato e come si fonde bene in pochissimo tempo. Siccome vedo che li stanno rimettendo scontati, fateci caso gente, perché questi sono da prendere assolutamente. Ora labbra, e siamo alla fine. Matite labbra, ve ne faccio vedere un po'. Allora vi cito quelle di Astra, che sono tutte ottime, quelle di questa linea sono le Professional Lip Pencil. Le colorazioni che ho io, che mi piacciono di più, sono la 44, che è questo marsala, e la 33, che è un nude assolutamente stupendo. Poi rivelazione pazzeschissima, queste di Wycon, che sono le Pro Lip Pencil, veramente long lasting, morbide, ma comunque consentono di fare un bordo bello definito, perché l'ho fatto con questa oggi, con la numero 217, e si fissano, sono durature, ma si mantengono belle morbide e non danno fastidio, non seccano le labbra, piene al primo tratto, pazzesche. Wycon ha fatto proprio un lavoro fenomenale con quelle matite. Ovviamente le mie intramontabili MAC, queste sono le mie preferite di quest'anno, che sono la Boldly Bare, che è un nude rosato, la Spice, che è un nude marroncino bellissimo, e inoltre la Half Red, che è un colore veramente particolare, perché appunto è un mezzo rosso e mezzo nude, guardate quanto è bello, un po' marsaloso, malvoso. Ed è proprio un tipo di colore che si può sposare con tante tonalità di rossetti. E poi come ultima la mia prefe in assoluto, che è Trendsetter di Huda Beauty, le matite di Huda Beauty le amo. E poi anche le 24 ore di Deborah non sono affatto male, questa colorazione è veramente bellissima ed è la 03, le trovate spesso in offerta da quel sapone. Per quanto riguarda poi i rossetti, vi dico, allora,
Sulle labbra porto Third Date e nuovamente vi promuovo questi lipstick di Huda Beauty, che sono quelli che sono andata ad utilizzare di più perché hanno una formula proprio che è burro, veramente burro puro, piacevolissimo, una bellissima esperienza sensoriale, mantengono le labbra idratate e morbide e ricche proprio e le rendono proprio più belle anche a vedersi e scorrono, che è una bellezza. Third Date è il mio preferito e assieme a Graduation Day, che è un pochino più sul marroncino, mentre invece questo è un po' più sul marzale, un pochino più intenso. Poi, sempre rimanendo in ambito lipstick, questi sono troppo belli, hanno una formulazione che è molto simile a questa dei rossetti di Huda Beauty, durano però un pochino meno, non hanno la stessa durata, sono un matte però burroso appunto e confortevole. Questo è il numero 03 dei Lips Click di Astra ed è un bellissimo nude cannella, assolutamente pazzeschi da avere. Dopodiché, ultimi prodotti labbra, andiamo con i rossetti liquidi, quelli che si asciugano. Ovviamente quelli di Huda Beauty sono i miei prefe e a rappresentanza abbiamo Bombshell, bellissima. Poi, tra gli altri che ho usato tantissimo, le Hypnotize di Astra, hanno un film super sottile, con una pucciata fate tutte le labbra perché prende proprio il giusto prodotto, sono piuttosto elastiche, non le vanno a seccare né a incartapecorire ed hanno una discreta durata, devo dire, come rapporto qualità-prezzo veramente ottime. La colorazione con cui sono andata veramente in fissa, ho usato quasi solo questa, è la numero 13, la Gossip Girl. Un nude meraviglioso. Vi segnalo anche i Demi Matte di Huda, che sono un'altra mia obsession, perché mantengono le labbra veramente morbide e idratate e danno un bellissimo aspetto juicy e danno anche una discreta durata, devo dire, per essere alla fine niente più che un gloss iperpigmentato. Poi, ultima cosa, i gloss. Come gloss vi voglio andare a segnalare quelli di Astra, praticamente tutti che sono bellissimi. Io vi faccio vedere questi perché sono, in parole povere, i dupe di quelli di Fenty, e cioè lo 01, che è il dupe di Diamond Milk, poi abbiamo lo 03, che è il dupe di Fussy di Fenty, e poi lo 04, che è il dupe di Fenty Glow. Altri gloss da non perdere sono sicuramente i Lip Strobe di Huda Beauty, quello più notevole a parer mio è questo, che sarebbe appunto Shameless, con dei riflessi assolutamente da uscire fuori di testa. Altri gloss davvero belli che danno un bel aspetto, juicy a labbra, quasi esclusivamente visivo, perché li sentite mentolati ma non è che vanno a fare proprio effetto plumper, e sono questi di Essence, e sono i Plumping Nudes, ed hanno delle colorazioni stupende, questo possiamo dire che è un altro dupe del Fenty. E poi ultimo, ve l'ho messo, cioè sono 3 anni ormai che vi metto, però ancora sono disponibili sul sito di Wygon, quindi perché non ricordarveli, e sono questi Lip Gloss Lucid Dreams, che adesso dovrebbero essere intorno ai 7 euro, questo cioè davvero, cioè l'apocalisse di glitter, vabbè vi faccio vedere da qua, cioè guardate quanto luccica, pazzeschissimo. Poi ultimo, questo io li adoro, Lip Maximizer di Dior, questo dà veramente un bel effetto leggermente rimpolpato alle labbra ed è molto idratante, e questa tonalità è troppo bella e sta praticamente bene a tutti, è un passepartout e dovrebbe essere, vabbè, 012 credo, Rosewood qualcosa, comunque la 012, pazzesca. Ultimo prodotto, una cosa bestiale, devo andare a fare scorta assolutamente, è Astra Pure Beauty Juicy Oil. Pazzesco! Questo ha un potere idratante meraviglioso, vi rende le labbra voluttuose, morbide, polpose, da mangiare. È un'esperienza sensoriale pazzesca stenderlo sulle labbra.
non è appiccicoso, si porta tranquillamente bene sotto la mascherina. Io per questo l'ho usato tantissimo. Fatene scorta, gente, perché questo è uno dei prodotti migliori del 2020. Ora chiudiamo con il setting spray e vi vado subito a sdoganare lui, l'imbalsamatore di Huda Beauty, che come durata Forever and Ever del make-up ancora non me lo batte nessuno. Pazzeschissimo, con questo veramente se non vi struccate più vi ritrovano mummificate ancora perfettamente intatte. Bellissimo questo Glow Revolution Primer Set Glow, va benissimo per il viso, per il corpo, sulle spalle, lascia questa miriade di glitter super super sottili microscopici che solo quando batte la luce vi fanno brillare come un diamante o come Edward Cullen. Non è assolutamente cafone né invasivo, è anzi molto delicato e veramente con una luminosità molto molto elegante, ottimo ed è ancora in commercio. E più o meno della stessa risma è questo setting spray di Kiko. Questo è il primo setting spray di Kiko che io vado a promuovere perché di solito hanno un getto tipo idrante. Qua invece sono riusciti a raggiungere una nebulizzazione che da loro non mi sarei mai aspettata. Guardate, una cosa impalpabile, una broom veramente carezzevole che non vi va a bagnare il viso, non vi va a fare la doccia e niente, Kiko ci hai stupito. Questa è della collezione Wonder Woman, andatevelo ad accaparrare coi saldi perché io farò altrettanto. Gente, per girare questo video io sono quasi morta. Spero di aver messo tutto, di non essermi dimenticata assolutamente di nulla. La carrellata si conclude qui. Se c'è ancora qualcuno vivo, mi raccomando, lasciatemi un cuoricino viola nei commenti. E per tutti coloro che sono riusciti ad arrivare fino alla fine, ma anche per chi non ce l'ha fatta, vi si ama tutti quanti, tantissimo, nuovi iscritti e vecchi iscritti. Pionieri e suicidi che vi siete visti tutto il video, vi aspetto nei commenti per dibattere sui nostri preferiti, sui miei, sui vostri, su quelli del vicino. E che dire di più? Il video si conclude qui e noi ci vediamo alla prossima. Miau.